RAS di Pescara sicuramente è quella che soffre di più, ci sono più casi, c'è il laboratorio di riferimento dove si effettuano i tamponi, io sono in contatto quasi minuto dopo minuto con medici, infermieri, operatori sociosanitari, mi chiamano dicendo che la situazione è quasi purtroppo al collasso, ma si capisce questo perché ci sono pochi posti letto e sono stati riconvertiti alcuni reparti. Io che cosa chiedo e che cosa ho chiesto all'assessore regionale e quant'altro? Di immediatamente trovare una struttura dedicata esclusivamente per i casi coronavirus, quindi una struttura dedicata che non basta ritrovarla all'interno dell'ospedale di Pescara, bisogna trovare un'altra struttura dedicata che può essere un altro presidio, dove isolare questi casi e lasciare in ospedale naturalmente le patologie che continuano ad esserci, che non hanno nulla a che vedere con il coronavirus, perché cosa può accadere? Può accadere che si entra in pronto soccorso, che dei casi asintomatici entrano in pronto soccorso per altre patologie. Naturalmente entrando per altre patologie non si fa lo screening, perché si entra per altre patologie, magari non hanno sintomi, poi ci si ritrova in reparti a scoprire quando arrivano in reparto che magari quella persona può essere infetta e contagiare sia gli operatori sanitari che altre persone in reparto. Questo è qualcosa che non puoi evitare se ti entra tutto nello stesso ospedale. Un ringraziamento particolare e doveroso ai tanti medici, infermieri, operatori sociosanitari che stanno facendo il massimo, veramente il massimo, oltre le proprie aspettative. Quindi serve che cosa adesso? Una struttura per isolare, ma questo in tutta la regione Abruzzo, ogni ospedale dovrebbe avere una struttura per isolare i casi. Servono assunzioni, medici, infermieri e operatori sociosanitari, anche a tempo determinato. Serve personale. Il personale che c'è e che magari arriverà va anche protetto. Questa è un'altra piaga, certo, che è necessario evidenziare. Ho detto, scritto anche questo, servono dispositivi di protezione individuale per tutto il personale sanitario, non solo mascherine, anche altri dispositivi, anche per i medici in medicina generale, che anche i medici in medicina generale che sono costretti a fare visite debbono avere questi dispositivi di protezione individuale. E poi mi lasci dire, i tamponi vanno fatti in tempi celeri anche e soprattutto a coloro che sono a casa, che io ricevo telefonate a tanti cittadini anche sintomatici che mi dicono purtroppo sto aspettando da giorni, non vengono a fare il tampone. Una riflessione proprio su questi tra virgolette piccoli ospedali che ora riscoprono una grande centralità, Atri, Penne, Ortona, che ora sono diventati di nuovo dei riferimenti, dei baluardi. Ma adesso si sta pensando di utilizzare queste strutture come ospedali dedicati, però ancora non sono pronti, se tu negli anni li hai depotenziati, declassati e depauperati, oggi è difficile utilizzarli come ospedali dedicati Covid, perché l'ospedale dedicato Covid deve avere tutta una serie infinita di apparecchiature e di strumentazioni. Quello che sta accadendo ora deve far rimodulare il mondo della sanità, poi a emergenza finita bisognerà ripensare tutto, o no? Bravissimo, guarda, non c'è stato giorno che anche grazie soprattutto alle vostre telecamere non sia entrato in un ospedale, in una sala operatoria, in una struttura. Allora, la sanità è stata depotenziata, declassata selvaggiamente, colpevolmente, gli ospedali minori sono stati ridotti a brandelli e oggi ci si accorge che invece quegli ospedali servono e possono rivestire un ruolo essenziale. Quindi non polemizziamo in tempo di guerra adesso, bene, ma appena finisce questa emergenza, tutti, a tutti i livelli istituzionali, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e riaprire quello che si deve riaprire, ospedali minori in tutta la regione Abruzzo, riconsegnare le sale di rianimazione in questi ospedali, perché non ci sono più le sale di rianimazione, poi alla fine sono, e aumentare i posti letto.